Salve e benvenuti sul canale Fire Earth. Se lo vorrete, faremo un viaggio insieme alla scoperta della vera natura dell'uomo. L'argomento che tratteremo oggi è la vita dopo la morte. Capita a tutti di porsi le cosiddette domande da un milione di dollari. Quando una persona muore, cosa succede? E soprattutto, dove va? Premetto che anch'io, come tanti di voi, ponevo queste domande. E con il tempo, beh, ho avuto le mie risposte a tutti o quasi tutti i miei quesiti. Ma per capire cos'è la morte, dovremmo partire da cosa sia la vita terrena. Figurativamente parlando, è un vero e proprio labirinto misto a illusione. Di contro, è l'esperienza necessaria per evolvere animicamente ad un livello coscienziale superiore. Prima di proseguire il nostro percorso assieme, qualcuno ascoltando questo video penserà giustamente: wow, quante belle teorie, quante supposizioni e soprattutto quante stupidaggini. A queste persone ovviamente non posso dare una prova tangibile per la loro mente logica. Ma a supportare le mie tesi, come dissi già in altri video, sono esperienze dirette, anche e soprattutto di persone a me vicine, care, e che hanno fatto esperienza di NDE, ovvero Near Death Experience, ovvero esperienze di premorte, o addirittura l'esperienza della morte fisica, attraverso delle pratiche particolari. Ma non mi dilungo, se no ci vorrebbero davvero ore e ore di video per poter parlare di queste esperienze. E probabilmente col tempo farò un video apposito. Comunque, ascoltate ovviamente solo se siete interessati realmente, se no ovviamente siete liberi di fare ciò che più vi aggrada. Detto questo, proseguiamo il nostro cammino. Per aiutarci a comprendere, immaginiamo la nostra anima come un bambino da crescere, con i pro e con i contro. Sarà curiosa, è capricciosa e talvolta caparbia, ma essa decide di fare un'esperienza in una scuola chiamata vita, e solo in questo piano denso e duale, o una terra simile, può apprendere certe lezioni. Come detto in altri video, il compito dell'anima è quello di evolvere in sempre più cosciente, superando l'illusione della morte stessa. Ma la morte, dunque, cos'è? L'uomo, da ormai parecchio tempo, prova sempre più paura della morte e cerca di cancellarla dalla propria vita. Ma è un po' come spazzare la polvere e metterla sotto il tappeto. Non ci si può né nascondere né evitarla. Ma alla fin fine non è la morte in sé, ma bensì il pensiero di una fine che terrorizza, al punto tale da cercare in tutti i modi di volerla evitare, o quantomeno di posticiparla il più possibile. A mio modestissimo parere è legittimo avere paura quando non si conosce la verità. E allora, cosa fa davvero paura? La morte o l'ignoto? E se per un caso strano sapessimo esattamente cos'è e come funziona tutto il processo da questa dimensione all'oltre, avremmo lo stesso modo di vedere questo evento così tragico? La morte ovviamente è conosciuta dalla notte dei tempi. E nelle svariate epoche ogni società l'affrontava in modo diverso. Egizi, cinesi, nativi americani, ognuno utilizzava un proprio rituale e ognuno sapeva come accompagnare il trapasso al piano dell'oltre. Detto ciò, adesso proviamo a dare qualche risposta a chi come me è in continua ricerca. Quindi, che cos'è la morte? La morte è la fine. Certamente,
ma è la fine di questa esistenza chiamata vita terrena e quindi è la conclusione dell'esperienza fatta in un piano dimensionale denso, nel quale le particelle atomiche vibrano, diciamo, più lentamente rispetto ad altre dimensioni, chiamati mondi sottili. Quindi la morte si può dire che è la svestizione della personalità, della maschera, di quell'abito che abbiamo indossato per fare questa esperienza in questo piano. Sì, esattamente, quell'abito, o meglio il mezzo di trasporto, che è servito per fare questa esperienza al fine di riconoscere l'immortalità della stessa anima. O meglio, dovrebbe essere questo lo scopo della propria esperienza di vita. Quando ci si avvicina a quel momento, esattamente al momento della partenza da questo pianeta, quando lasciamo il nostro corpo fisico, spesso in sogno ci appaiono i nostri cari, e questo è più che comprovato. Anche a volte capita che molti che non vedevano, molti ciechi, riacquistano la vista. Altre persone che erano totalmente paralizzate incominciano a muoversi. Succedono degli eventi strani. Questo avviene anche mesi prima, soprattutto ovviamente per i cari che vengono a trovarci per prepararci al passaggio in un'altra dimensione. Vengono a rassicurarci, vengono a parlarci, insomma sono capitate tante esperienze anche un po' diverse l'una dall'altro che possono essere provate. Al momento che siamo pronti per andare, i corpi sottili fanno una, possiamo dire, una prova, staccandosi per qualche istante per poi tornare, quasi per abituare il corpo fisico al distacco definitivo. Gli elementi che ci compongono ad uno si allontanano dal corpo fisico. Il primo ad abbandonarci come elemento è la terra. Difatti, a chi sta partendo più volte sembra di non sentire più le gambe, di non percepire più il contatto con questo mondo. Il secondo elemento che ci lascia è l'aria. Infatti questo elemento non ci fa più avere ossigeno nelle cellule, nel cervello principalmente, e quindi veniamo dichiarati clinicamente morti. Nel contempo che questo elemento ci abbandona, i corpi sottili, principalmente ovviamente il corpo astrale, lascia il nostro corpo, aleggiando per un certo lasso di tempo sopra il nostro corpo fisico, collegato da un filo argenteo, per chi ovviamente ha la possibilità di vedere altre dimensioni. Il terzo elemento che ci lascia è il fuoco. Quando viene dichiarato che non c'è battito, non si sente battere il cuore e il circolo sanguigno si ferma. Appunto, fuoco, non c'è calore e il corpo si raffredda. E l'ultimo elemento è l'acqua. Lasciamo noi liquidi abbandonando il corpo fisico e si ha il famoso colore cadaverico. Ok, parlando adesso di cose un po' meno macabre, siamo andati dall'altra parte e ora capita ovviamente a chi riesce a stare in altre dimensioni contemporaneamente a questo pianeta, i medium, quelli veri e non quelli falsi farlocchi, di vedere il corpo energetico del defunto, dire: ma perché state piangendo ai cari? Perché non mi vedete? Io sono qua. Ovviamente chi non è preparato al trapasso
o comunque chi non ha fatto esperienza nella vita terrena, si troverà completamente spaesato. Col tempo ovviamente si capirà che le persone nel mondo fisico non possono vederle perché quando erano in vita utilizzavano il mezzo di trasporto, quindi il loro corpo fisico, che era ovviamente più denso e composto da atomi che vibravano a una velocità inferiore di quello che è il corpo sottile. Ma allora qual è lo strumento che possiamo utilizzare per percepire l'aldilà? Ci sono delle pratiche o addirittura delle strumentazioni che ci permettono di poter percepire le energie che esistono attorno a noi. Anche se non li vediamo con gli occhi, li possiamo percepire o misurare tramite alcune strumentazioni o pratiche. Una su tutte può essere la metavisione, quindi fotografare l'acqua, oppure i medium, che possono vedere, ascoltare o comunque percepire, oppure ci sono i lettori di frequenze come strumentazione. Poi c'è l'apertura della ghiandola pineale, oppure il visore di spettri di luce. Tante e tante possono essere le cose che si possono fare per comprovare la vita dopo la morte. Quelli che noi possiamo chiamare comunemente fantasmi, ovvero i corpi energetici, non sono altro che, come ho detto nel video dei corpi sottili, apro parentesi, se non l'avete visto ancora andatelo a vedere sulla playlist Il Cammino con Ermete. Quindi dicevo che i corpi sottili o energetici sono il doppio del corpo fisico, solo che fatto di una materia estremamente volatile chiamato ectoplasma. Vi ricordate i Ghostbusters che cercavano di acchiappare i fantasmi con quella strumentazione? Parlavano sempre di ectoplasmi. Quel nel cartone animato diceva la verità. Quindi nell'oltre, appena arrivati dopo il viaggetto dalla nostra dimensione, cosa fanno? Abbandonando questa dimensione, i corpi energetici passano alla visione della vita appena trascorsa, come se ci fosse uno schermo. Questo per vedere e analizzare comportamenti non consoni a un'esperienza evolutiva per la propria anima, quindi impostare la prossima esperienza di vita in base al progresso, ovviamente tutto assolutamente in risonanza con la legge del karma. Ci si può chiedere allora quanto tempo ci vuole per una persona incarnarsi a tornare sulla terra o su un altro piano. Beh, nei mondi sottili non esiste né spazio né tempo, e di conseguenza l'incarnazione viene scelta in base a quanto l'anima è avanzata nell'incarnazione precedente. Per questo nessuno ha dati certi di quanto possa durare, perché si può impiegare 50 anni terrestri come 500 anni, come 1000-10.000 anni. La veste non è sempre la stessa, una volta può essere donna e una volta può essere uomo, giusto per apprendere tutte le lezioni possibili per la propria evoluzione. Concludendo solo per ora questo video, vi invito a vedere uno dei film che meglio spiega la vita nell'oltre, che è Nossolar, un film veramente straordinario, dove in modo cinematografico viene spiegata la vita dopo la vita. Ve lo lascio il link in descrizione, Nossolar, la nostra dimora, di Chico Xavier. Grazie per la vostra compagnia e a risentirci al prossimo video.